Eccoci qua. Allora, oggi farò la prima vera puntata, vloggettino di Fulson Dale e ho pensato quale miglior posto da cui iniziare se non il mio di paesino, Castiglionfibocchi, quello nominato nella beta uscita qualche giorno fa. Quindi adesso vado a Castiglionfibocchi dove mi aspetterà un ragazzo che mi racconterà un po' la storia del paese con il quale lo gireremo. Che era anche un ragazzo del mio gruppo di amici quando stavo a Castiglionfibocchi, però prima a pranzo dei nonni. Eccoci qua, siamo arrivati alla mia casa di Castiglionfibocchi, dove ho vissuto per tutta l'adolescenza, tipo. Allora, ho pranzato. E adesso devo aspettare un pochino perché ancora c'è una mezz'oretta all'appuntamento con Filippo in paese e volevo farvi vedere qua con il mio amico Lorenzo. Abbiamo passato interi pomeriggi in questo piazzale a skateare. Non siamo mai riusciti a imparare a skateare adeguatamente, però dovrei ancora avere il longboard da qualche parte, vediamo se lo trovo. Niente, non sono comunque capace. Oh vai, tira un vento incredibile, speriamo che non dia noia al microfono. Là, andiamo da Filippo. Siamo arrivati al bar. Niente, ora bevo un caffè e c'è anche il buon Filippo che sta arrivando. E poi faremo il giro di Castiglioni, vedremo un po', ci facciamo raccontare un po' la storia che lui le sa ste cose chi è. Mio... Ok, a posto. Allora, ci è raggiunto Filippo. Ciao. Che ci accompagnerà a fare un tour di Castiglioni, perché, come ho detto prima, si interessa e si intende abbastanza della storia del paese. Più che altro sono, diciamo, uno degli ultimi che si fa raccontare le cavolate dagli anziani. La memoria storica si trasmette in questi posti per bocca. Si ricorda solo delle grandi storie, dei grandi fatti. Su Wikipedia, se vogliamo fare un paragone, di Castiglionfibocchi ci sono scritti due fatti, perché Castiglioni poi per tutta una serie di particolari motivi è comparso nelle cronache nazionali due volte in 120 anni. E quindi le storie e le leggende in qualche modo le abbiamo provate anche un po' sulla nostra pelle. Mi ricordo quando si andò io e lui al tuffo del diamante, che è la leggenda. Non so se ve l'ho fatto vedere, c'era aggiunto anche il buon Lorenzo. C'è la leggenda macabra su Castiglioni, una leggenda del Medioevo. Andammo anche noi a verificarla, per fortuna siamo qui poi. Purtroppo. Era di diamante. Però non si è fatta del tutto perché non ci siamo stati a mezzanotte. La paura. Quando mi piace il diamante sei da comando. Diamante, che cazzo fai? Il tuffo di diamante non è la diga, è fra la diga e la pregine di sotto. E lì c'è la leggenda per cui questa... Allora... Aspetta, che sennò il poro Lorenzo non lo vediamo. Nel Medioevo, durante il Medioevo, una castellana del borgo si innamorò di un nobile che però era già sposato. Infatti ti porto all'inferno. Ecco, questa cosa tagliamola. Lei fu vittima di questo amore non corrisposto e a causa della depressione, di tutto questo, si buttò in un torrente che passa nelle campagne vicino a Castiglioni. Leggenda vuole che da quel momento in poi lei appaia in un cerchio di fuoco e si porti agli inferi tutti gli uomini che arrivando lì la chiamano. Provarono a verificare questa vicenda. I primi due a metà strada, diciamo, ebbero paura e tornarono indietro. L'ultimo, che era il più coraggioso, il più scettico riguardo queste cose, arrivò a tuffo di diamante a mezzanotte, chiamò diamante tre volte
E da quel momento lì è ritornato solo il cavallo di questo, di questa persona. Acello, nel fosso sotto Acello, è nascosta molto probabilmente una pentola d'oro. Vedi, cazzo Acello, bisognava andarci con te. Avresti dato fuori. E io, idiota. E io, idiota, che non sono altro, sono andato anche a vedere col metal detector. Perché non si sa mai. E niente. Trovo una bomba. Vabbè, io direi che si può andare a fare il giro del paese. Dai. Mica parti da qui. Perché troviamo? Villino, Questa è la. Questa villa qui. Diciamo. La dimora della famiglia che un tempo possedeva forse l'80% delle terre di Castiglioni, ovvero i Cassi. E la famiglia è finita, diciamo, è decaduta con la morte senza eredi dell'ingegner Cassi, che ha costruito diverse strutture in giro per tutta la provincia, tra le quali la guglia del campanile del Duomo d'Arezzo. Per dare l'idea della ricchezza di questa gente, queste qui sono tutte pietre fatte importare direttamente dalla Sicilia e tutto rivestito, giro giro, la villa è tutta rivestita di queste pietre qui, fatte importare da terra, sono pietre vulcaniche. E poi ragazzi, questa qua è la finestra dove durante il carnevale si affaccia Ribocco. Qui c'è l'ingresso principale della villa, che è una doppia scalinata, quelle come si vedono nei film, nelle regge fiabesche. Il capostipite dell'ultima famiglia di feudatari di Castiglioni, che poi passò sotto il Granducato, e morì a Corfù contro gli ottomani, in guerra contro gli ottomani, era un condottiero militare, e questa era la sua residenza Castiglioni. Nel Medioevo era una fortezza, aveva addirittura quattro torrette. Il campanile della chiesa è quello, insieme a Torre Fredda, dove andremo tra poco, è l'unica torre che è rimasta delle sette della vecchia cinta muraria di Castiglioni, quando era ancora castello. Qui siamo nel borgo Gnagno. I gatti stanno diventando una costante. Incialo. Non ero contento. Qui si trova uno degli ultimi. Delle ultime vestigia delle mura medievali. Castiglioni era un. Questo qua merlato? Una fortezza medievale. Non aveva l'importanza strategica che avevano Rondine Laterina, tanto che viene descritta come una fortezza di secondaria importanza, abitata da gente inabile al mestiere delle armi, però aveva le sue mura e furono distrutte in un assedio durante le varie guerre, le vecchie mura del paese. Qui ci sono tutte le vecchie mura inglobate. Questo è il percorso delle antiche mura, che passa lungo tutto il paese. Ne sa un botto Filippo, è incredibile. Ma parlavo, ma che fatti cazzo tu? Ma fatti cazzo tu e te? Noi ci siamo passato fondamentalmente per l'adolescenza. Noi più o meno ogni anno si cambiava posto. Da, sì, qui, però, da qui al polifunzionale. Qua era abbastanza una costante, perché anche quando si stava al circolo, si stava dalle altre parti, poi si veniva sempre qua a fumare le paine. E tra l'altro lì, laggiù, c'era il macello di mia nonna.
proprio panini al latte in quel modo non l'ho mai più ritrovati, eh. Qua è vero che questa che era parte sempre della Villa Occhini. Questa era la cosa. Ci dormivano i barboni, ce li trovarono. Non vuole che ci dormissero i barboni, ma io voglio. Non ce l'ho mai trovato. Vabbè, si scalava sto muretto e si entrava qua dentro. C'era un giardino enorme, il terzo piano mi ricordo era crollato. No, ora non c'è più. Il giardino terrazzato, tra l'altro. Ora non c'è più molto, molto ora bello. Non c'è più un terrazzo. È molto ben curato. Una volta che sono anche più passaggi sotterranei, sì, se non sbaglio. Sì. L'ultima volta che sono entrato in Villa Occhini, che avevo. Ero ancora minorenne, diciamo che dalle soffitte guardavamo le cantine. Sì, era tutto sfondato. No, cadono i solai. Sto tipo fa morire. Non c'è neanche bisogno di dire. C'è bisogno di ferramenta. Sto tipo fa morire perché non si ricorda mai il nome di nessuno e chiama tutti Arturo. È stupendo. Appunto c'era 20 ragazzini a Castelfibo che per lui si chiamavano tutti Arturo. Tutti, dal primo all'ultimo. Si vedeva tipo insomma sta specie di pongo. Sti tubi in PVC. Puh, ma certe sassate tiravano incredibile. Lo stucco. Stucco. No, certe sassate che. I proiettili d'artiglieria erano niente. Sì, poi si faceva i capannini. Io mi ricordo una volta si fece tipo una. Mi sto inquadrando così. Una spedizione. E si andò tipo a rubare il polistirolo, non mi ricordo dove, delle tavole di legno marcissime. Per farci il capannino. Ovviamente si fece tipo a 10 metri di distanza. Si vedevano sti ragazzi nel capannino col polistirolo. E da una parte il polistirolo non c'era più. Chi l'avrà preso in un paese di 2000 persone col polistirolo? Noi ovviamente. No, no. Noi siamo stati. Ecco, l'unico vantaggio di essere alti in un metro. Che Piazza delle Fiere, che per i nostri genitori era il punto di ritrovo negli anni 90. E dove io ci ho più o meno rifatto la macchina 2-3 volte. Ecco, aspetta che ora la racconti questo. Va bene, non avevo messo il freno a mano, ha fatto 50 metri da sola, la macchina si è conficcata. Ma non è la cosa più divertente, c'è stato detto, da chi ce lo disse? Boh, qualcuno, che il giorno dopo andò con la livella del telefono e c'era l'1% dipendente. È stato detto, l'ha detto lui. Sono andato io. A me l'ha raccontato. Cioè l'1% dipendenza che è il minimo proprio sindacale per far spostare la macchina. Era come era Castiglione Fibocchi nel Medioevo. Allora, questa qui. Noi dove siamo ora? Noi siamo qui, saremo qui fondamentalmente. Fuori dalle mura che sono queste. Sì, la Eda. Ciao. Loris ha salutato che deve tornare a Firenze e noi proseguiamo il nostro giro. Allora, aspetta. Adesso stiamo scendendo nella parte sopra il dottore, chiamata così perché lì c'è il dottore di Castelfiburchi. E qua noi ci abbiamo passato boh, un paio d'anni, gli ultimi anni dell'adolescenza. E tra l'altro anche un capodanno si affittò questa stanza qui. E ci si fece una festa gigante tipo. E niente, questo è il parchino dove si stava. Castiglioni secondo me in età medievale contava quanto lasso di picche quando Brisco era cuori. No, di lasso, il 2, scusate. La vuoi ridire questa? Sì. Castiglione Fibocchi in età medievale contava quanto il 2 di picche quando Brisco era cuori. Castiglione Fibocchi però ha avuto... nel bene o nel male, più che nel male che nel bene, una sua importanza durante gli anni 70 e 80, in quanto Castiglione è stata la capitale occulta d'Italia. Castiglione. E qui io lascerei pausa teatrale, ne parliamo dopo, che magari ci spostiamo da qui, perché qua c'è un tunnel che porta dentro Villa Cassi, che questa era l'entrata, diciamo, scenica della villa. Te arrivavi qui, vedi tutti i cipressi, era l'entrata privata, i cipressi arrivavano fino laggiù. La strada qua giù.
da qui entravi e appunto il tunnel dovrebbe essere questo qua giù che intravediamo. Là. Che la villa è quella lì accanto alla chiesa che abbiamo visto all'inizio del video. Allora, qui si vede anche il campanile. E qua, aspetta, vieni qua. C'è il casotto dove sono tenuti tutti i vestiti del carnevale di Castelfibocchi. E noi quando si era ragazzi ci chiamò la Sandra, che è tipo la master, una delle del master carnevale, una di quelle che fa anche tutti i vestiti, perché sono fatti a mano i vestiti di Castiglioni, ragazzi. E ci faceva decorare le maschere che poi venivano vendute ai banchini del carnevale. Era una figata, cioè mettevi lì e poi vedevi le tue maschere che venivano vendute alla gente, le vedevi al giro alle persone. Poi le facevo pagare a 2 lire, perché le facevo pagare 20 euro a maschera. Però ragazzi, poi qua un altro dei nostri punti di ritrovo era qui dietro. Ci sapeva un gruppo di ragazzi. Ci sapeva quanto, su 20 ragazzi 17 vespe. Sì, allora c'era il conto, lo feci io, 18 vespe. Però il problema della vespa, ragazzi, qual è? È un veicolo che su 4 anni che l'ho avuta, un anno è stata dal meccanico. Perché allora, sommando i periodi. Sì, no, e allora i fili, i freni, la frizione, i fili un'altra volta. Quante volte siamo tornati da Arezzo col filo del gas legato al piede che davi gas così. Il cambio. Ora io sarei per andare giù al polifunzionale a questo punto. Ok, siamo arrivati. Questa è la scuola elementare e media, giusto? Media elementare di Castelfibocchi. Nonché il mio posto di lavoro. Nonché il suo posto di lavoro. E chiamato anche polifunzionale, che è il posto dove ci fanno, si fa vedere le scalinate, la sfilata finale del carnevale dei figli di Bocco con i fuochi d'artificio, danno fuoco a Rebocco, cioè un po' macabro Castiglioni. Questi qui, guarda, vediamo un po' meglio, sono le scalinate dove viene fatto la sfilata finale del carnevale. Ci si faceva arrivare in Vespa. C'era là, c'era la scarpata, si risaliva in Vespa e si faceva i salti. Qui era tutto aperto col ghiaino. Una volta mettemmo su questo muretto il motorino di una nostra amica. E qua dentro, questo è il buco, che era il nostro punto di ritrovo. Si veniva qui con tutte le vespe parcheggiate. Infatti ancora mi sa c'è qualche graffito. È cambiato tanto. Oh, eccolo il palombo, mamma mia. Ragazzi vostri. Lui è il magico cantante degli Onion Rings. Palombo. Che sta a fare? No, stiamo facendo un vlogghino su Castelfibocchi. C'è niente da raccontare. Ho preso una sassata nei denti. Un dente scheggiato. Da chi? Facciamo nomi. Non si fa nomi. Dai, raccontaci qualcosa. Ha tirato il sasso e poi mi ha chiamato e ha fatto: Teo, sì? Ma te l'ha nascosto nella neve, eh? Insomma, Teo, raccontaci un pochino di questi Onion Rings. Io e te abbiamo già collaborato per fare un videino. Sì. E ridobbiamo ricollaborare. Dovremmo ricollaborare, credo. Bene. Sì. Bene, questa cosa ci piace. Abbiamo registrato il video. Il disco. Però Mirko, il chitarrista, è a fare un tirocino all'ONU. All'ONU? Alle Nazioni Unite a New York. E quindi aspettiamo che torni a Pasqua e si finisce. E un singolino forse a maggio, chi lo sa? Mettiamo lì. Praticamente, molto prima abbiamo accennato al fatto che Castiglioni è stata per un certo verso la capitale occulta d'Italia. Attenzione, è una verità però. È una verità. Cioè, non è un'esagerazione. Qui c'era la fabbrica di Ciocelli e qui fondamentalmente c'era la sede operativa di quella che poi è passata alla storia come la P2, ovvero la loggia massonica, che comprendeva politici, ministri, capi delle forze armate, capi dei servizi, un po' tutto. E da qui molto probabilmente venivano tesi i fili della politica italiana per un certo periodo. Ti dicono che se non ci fosse stato Licio Celli al tempo Fanfani ad Arezzo, l'autostrada probabilmente ad Arezzo non ci sarebbe. Nell'autostrada nell'alta velocità. Se uno guarda la 1, fa una roba tipo così. E per poi riprendere. Perché c'era Arezzo e in quel momento
era importante. Vabbè, diciamo che abbiamo detto qualcosina e possiamo anche chiudere qui il capitolo, che se no si rischia di dire troppo. Siamo in galera. Siamo in galera. Secondo spiazzo. Andiamo, è il luogo dove fondamentalmente hanno perso la virginità l'80% di no, io no. Passiamo in una parte un po' hot della storia dei ragazzi. Che di No. Lo tagliamo. Tutte queste cose le tagliamo. Questa tra l'altro è, stiamo facendo al contrario la strada di quando siamo tornati a Cello. Questa è la stessa strada sterrata. Se qua dritto, continui, arrivi a Cello. Allora, questo è il magico spiazzo di Castiglionfibocchi, mecca felice per tutti i ragazzi castiglionesi, come avevo detto prima, per venire anche con gli amici in realtà, bere una birra, guardare le stelle d'estate, che qua ve lo giuro c'è una visuale delle stelle pazzesca, ma soprattutto per far vedere le stelle. E poi i ripi. E la visuale è questa. Da qua si vede tutto il paese. Casa mia è là. Non avete capito un cazzo, però io ci ho provato uguale. E di notte è tutto illuminato, è molto carino. Siamo nei campi sostanzialmente. E la notte qui molti di noi hanno fatto i dribbling fra i cinghiali. Poi frega male. Qualche volta anche a piedi, diciamo. E niente, io direi che con questo aneddoto qua e con questa visuale possiamo anche chiudere.